mangiare quello che ti davano. Scopavano tutti i magazzini, ti davano tutta la porcheria, diciamo la verità, che possono dire anche loro, perché abbiamo provato tutti insieme. E speriamo che non torni più, mai più. Lei diceva prima una cosa bellissima riguardo alla parola guerra. Dovrebbe essere scartata totalmente dai registri di dizionari, far sparire quel nome lì, perché è un nome che non bisogna, non interessa niente, la guerra stia al diavolo. Ma intanto non c'è l'ospedale, però gli mandavo più, una, c'era 1500 questo caso, gli mangiava la cartellera, era forte, però ci ho tirato. Mi andava a mangiare senza sale, con la bocca e poi un bicchiere di latte, dava un bicchiere di latte in estate e se la trovava su. E era la un'epremana, che trovava un'epremana lì, che la trovava perché era il dottore ufficiale medico in italiano, e mi ha detto c'è prima luna, lui le vede come la metà a Borbegna, tutto ufficiale. E dice che un'epremana, ma c'è un buon berrega di un tutto andava a trovare della baracca tal, però cerca di fermare un po' perché era tutto lì malato al polmone, gli diede il suo da te, mi dà, perché e infatti sono andava della porta, della baracca, e mi ha cominciato a bere da di un lì, e lì sono me, era il mio falabotto, era il primo lì, era il non so, sono il primo lui, non mi male, si trovo uno, e poi più reggersi in piedi, cosa dobbiamo fare? Portarli, vabbè, eravamo in 40, per portare una persona non era niente, ma era il sistema di prenderlo. Ora abbiamo levato le fasce, che allora avevamo le fasce, tutti i militari. Abbiamo fatto come un ponte, no, di fasce, due da una parte, due dall'altra, due da una parte, due dall'altra, li portavamo dentro come portare dentro un cadavere, né più né meno, con le fasce. Perché portarle così a braccio non si poteva più, non si poteva più reggerle, perché poi si piegavano, no? E invece con le fasce abbiamo fatto come una portantina praticamente, con le fasce che avevamo sulle gambe. Ma dopo su, anche se lì a Burgo erano quasi tutta la notte, era già inglesi e americani che li ha bombardati. E sempre andava bene, in spagnolo sempre andava bene, in spagnolo. E poi gli abbiamo ricordato quasi di qui per lì. E lavora, bisogna lavorare. Dopo la pioggia, il suo titanio fuori se piove. Se piove proprio da mando, ma la pioggia per la pena venata. Dopo la sera, non vedi, era mia. Il rotto cambiasse, gli asciugassi via d'orto le barchiere e via. Se c'era la per le urla, via, via, stava bene, male come sta, ecco, non c'era poi sotto il governo italiano, era mio prigioniero, però era fatta tre per i partigiani, era sempre male. E le donne poi tornavano alla armi, bisognava mettersi in ballo. Guardano anche loro, si troviamo dello stesso tempo, ma non si vediamo, era tutto lì. Perché comunque vedevate anche gente che moriva anche all'interno delle vostre baracche. Ma sì, c'è gente che è malata. E insomma, ne ho visto tante, ma tutte non mi ricordo più, perché ne avrei per 15 giorni a raccontare tutte le cose. Ho visto delle cose orrende quando entravano i carri armati russi a Königsberg, che sono entrati, c'erano morti ovunque. E passavano sopra, li schiacciavano e sembrava la catena del carro armato sulla la strada. I cingoli, cose incredibili, ma è la realtà. Eh?
speriamo che non capiti più. Io mi auguro quello, dopo tutto si compensa. Perché al mondo possiamo vivere tutti bene, veramente bene, ma i soldi spesi sono spesi per le armi e lo dirò sempre, è una schifezza sulle armi. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo.